Beh, ragazzuoli, intanto io me la sto già facendo dosso dall'ansia, mi sembra una roba comunque giusto da dire, perché comunque pur sempre un Juventus-Inter è una partita che al di là da quelle che sono le situazioni di classifica, le ambizioni delle rispettive squadre e quant'altro, è una partita che di per sé ti provoca quella sana ansia, quell'adrenalina. Pre-match che quasi sicuramente sfocerà definitivamente a partire dalle 5 e mezza, 6 più o meno, quando sarai a ridosso dell'inizio della partita. E magari fatemi sapere con un commento se vi andrebbe una livettina di un'oretta così per parlare riguardo le ultime notizie, per così passarci o farci passare l'ansia un pochino a vicenda, per quanto ovviamente possibile, cosa che non accadrà mai, però almeno stemperi tutto quanto in compagnia e non è una cosa particolarmente malvagia. Solo che c'è da dire anche una cosa, per fortuna, vedendo quelli che erano i presupposti fino a semplicemente qualche giorno fa, ovvero che, stando quantomeno a ciò che viene riportato dai giornalisti, e ovviamente bisogna sempre lasciare un beneficio del dubbio nel momento in cui le certezze ci saranno più o meno verso le 7:30, 7:15 con la formazione ufficiale, e praticamente la Juventus avrà quasi tutti a disposizione, nel senso, certo, non ci saranno Daniele Weah, ma questo bene o male lo sapevamo già, fa anche la rima. Non si sa nemmeno se ci saranno contro il Monza, da quello che ha detto Allegri ieri in conferenza, c'è una buona possibilità che Danilo potrà essere a disposizione per la partita di venerdì. Però comunque non al 100%, è anche giusto dire una cosa, che se comunque, come stiamo vedendo nelle ultime partite, il tridente difensivo composto da Gatti, Bremer e Rugani comunque funziona, non vedo neanche perché disperarci particolarmente qualora non ci dovesse essere per un'altra partita Danilo. Ecco, in determinati reparti dove un'assenza può fare tutta la differenza del mondo è un discorso. Per come sta girando la difesa fino a questo momento qui e le partite che stanno facendo i tre interpreti, ci può stare, meglio che Danilo recuperi al meglio senza poter, no, ricadere in altri infortuni, in altri problemi, e tutto sommato va benissimo così, dove tra le altre cose, oltre al ritorno di Alexandro, c'è anche Huijsen che ha superato i problemi alla schiena, quindi per quanto riguarda la questione difensori, tutto sommato va benissimo. E ci saranno anche tutti i centrocampisti, alla fine della tutti. Due no, causa di forza maggiore, ma probabilmente no, per tutta la stagione quei due non saranno mai effettivamente a disposizione ed è ovvio che io mi stia riferendo a Fagioli e Paul Pogba, ma nonostante i problemi che aveva accusato McKennie in nazionale, ci sarà la lombalgia di Miretti, sarà comunque a disposizione, Locatelli bene o male anche. Allegri ieri aveva detto, beh, comunque vedrò domani se farlo partire dal primo minuto, se portarlo in panchina, se magari sarà una situazione non particolarmente felice che mi costringerà a non portarlo nemmeno in panchina. Mentre invece da quello che riportano, sempre giusto utilizzare questo termine, da quello che riportano i giornalisti, oltre che ad esserci, Locatelli dovrebbe partire proprio dal primo minuto. E qui magari capiremo un pochino di più come si vorrà schierare Massimiliano Allegri, perché ad esempio qualcuno riporta McKennie a destra con Miretti, Locatelli e Rabiot centrocampisti centrali, altri invece Miretti che parte dalla panchina con Cambiasa a destra, McKennie mezzala di destra, evidentemente Locatelli e Rabiot o Rabiot e Miretti con sempre Kostic a sinistra. Qui molto sta anche in base a come Allegri deciderà di preparare la partita, dopo lì a prescindere anche proprio dalla condizione fisica dei tre rispettivi giocatori, anche magari un'arma in più a partite in corso, quantomeno dal punto di vista dell'allenatore, può incidere sulle scelte. E in attacco Vlahovic, nell'ultimo periodo si era parlato di Chiesa come unico certo del posto per la partita di stasera, cosa a tutti gli effetti confermata, vedendo che comunque Chiesa, a meno che di fatto non si faccia male da qui a stasera, sarà lui certo partente dall'inizio.
negli ultimi giorni sembrava un pochino più in vantaggio Ken nelle gerarchie per partire titolare, mentre invece le ultime danno Dusan Vlahovic, cosa che secondo me non è nemmeno tremenda nel momento in cui nell'assetto ideale sarebbero appunto Chiesa e Vlahovic i due titolari della Juventus. E se Vlahovic sta bene e Chiesa sta bene, e dopo magari anche 2 mesi una roba di questo genere, entrambi hanno una certa volontà di ritrovare il gol con la maglia della Juventus, caso strano dal post a Reggio Emilia, gli attaccanti hanno faticato decisamente di più a trovare la via del gol. L'ultimo è stato Arkadiusz Milik nel derby contro il Torino, dove fondamentalmente ha avuto, per carità, la capacità di mettere la testa su un'uscita a vuoto di Milinkovic-Savic. Non sarebbe poi così tanto male tornare al gol con gli attaccanti, adesso questo diciamocelo chiaramente. E al di là di tutto, oh, noi comunque non abbiamo niente da perdere. Certo, è Juventus-Inter, perdere un Juventus-Inter al di là di tutto fa male, ti fa rosicare, apre scenari di sfottò lunghi mesi e ci mancherebbe altro che non sia così, questo obiettivamente. Però, in un modo razionale, noi non abbiamo nulla da perdere. Cos'è che abbiamo da perdere? Di fatto i favoriti sono loro. Perché dobbiamo dircelo chiaramente, probabilmente l'Inter sulla carta parte un pochino più avanti rispetto alla Juventus, anche proprio a livello di ambizioni. Sono loro che d'estate menano con l'obiettivo seconda stella, noi con l'obiettivo quarto posto, quindi ci mancherebbe altro, a maggior ragione se si parla dello scontro diretto, che non siano loro i favoriti. Mi sembra anche quasi una banalità sotto certi punti di vista. Però appunto, tu hai anche quella leggerezza lì. Che cos'hai da perdere? Provarci non costa nulla. Qualora poi dovesse tutto quanto andare bene, a distanza di 1.000 giorni la Juventus sarebbe prima da sola senza non dover aspettare nemmeno i risultati di altre partite. Giocandola in casa, poi con la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere, oh, dai! Che poi, qualora invece tu non dovessi vincere, ci può stare soprattutto se lo fai in un certo modo, non in un modo completamente remissivo, dove neanche per sbaglio ti rendi vagamente pericoloso nell'arco dei 90 minuti più recupero. Però, questo è. E quindi, ragazzi, dai. Volendo, i presupposti ci potrebbero anche esserci per toglierci qualche piccola soddisfazione e per continuare a dar fastidio per quanto più tempo possibile a chi concretamente ambisce allo scudetto. Poi, ovvio, qualora la Juventus dovesse vincere, qualora la Juventus dovesse ritrovarsi prima, dopo 13 giornate, certo che magari la pulce nell'orecchio un pochettino ti arriva anche te, però sarà questo qui il mese della prova del 9 della Juventus, da capire a che punto è realmente arrivata la Juventus, anche perché in questo mese ci saranno 6 partite, per questo mese intendo da oggi fino al 30 dicembre con Juve-Roma, insomma, dove ci sono 3 potenziali big match in casa, Inter, Napoli e Roma, e 3 partite in trasferta molto ostiche, sotto tanti punti di vista, Monza, Frosinone e Genoa. 6 partite che per un motivo o per un altro non è che siano partite propriamente semplici, diciamo così, magari non tanto per valore delle squadre di per sé, ma per modo di giocare, per ambiente ostico in cui dovresti andare ad ottenere un risultato positivo, preferibilmente la vittoria. E questo mese dirà tanto su cosa è realmente diventata la Juventus Football Club. E tutto quanto passa soprattutto da Juve-Inter, passa da quello che viene chiamato il derby d'Italia, dove tu non hai nulla da perdere. E quindi vedremo. Detto questo, ragazzuoli, voi fatemi sapere qui sotto la vostra, quelle che sono le vostre sensazioni, le vostre emozioni a qualche ora dal fischio d'inizio, soprattutto poi dopo 2 settimane di sosta, no? Che Juventus-Inter è sempre una partita molto particolare, a prescindere, anche se la giochi a distanza di 3 giorni dalla partita precedente. Figuriamoci quando in tutto questo passano pure 2 settimane. Una roba abbastanza pesante, insomma, diciamocelo chiaramente. Detto questo, ragazzuoli,
Noi ci vediamo più tardi, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!